Padre Pio ha delle stimmate, dei segni profondi che ci fanno vedere Dio. Quelle stimmate hanno valore proprio alla luce della obbedienza di Padre Pio. Quella sua obbedienza estrema fino a rinunciare a difendersi, quella sua obbedienza estrema che lo porta a sentirsi figlio di una Chiesa che non aveva capito sempre le sue qualità, non aveva capito la missione che aveva, ma lui ha continuato a essere nella Chiesa. Proprio nella sua obbedienza, nella sua sottomissione, Padre Pio comprende il progetto di Dio. Tanto che a questo punto Padre Pellegrino gli dice: e se ti proibissero di parlare con Gesù, di avere delle visioni, quando viene Gesù che cosa gli diresti? Gli direi: per favore Gesù, vai via, perché io devo obbedire. Ragioniamo in assurdo, ma comprendiamo il valore di questo legame di obbedienza di Padre Pio.